Assessore, è arrivata la pronuncia della Corte Costituzionale sui ricorsi di Puglia, Emilia-Romagna e Toscana sul dimensionamento scolastico e quindi a questo punto aspettiamo una pronuncia analoga anche per la Campania. Come commenta? Ma commento con grande rabbia e delusione. Non è ancora stato calendarizzato il ricorso della Regione Campania. La Campania aveva scelto una strategia differente. Noi abbiamo impugnato il decreto interministeriale e sollevato la questione di costituzionalità, però è chiaro che il comunicato stampa di ieri ha un peso. L'amarezza è per il fatto che il Ministero ha vinto e dunque si potranno tagliare scuole in Campania, si potranno tagliare plessi, si potranno tagliare contratti di dirigente scolastico, di docente, di personale ATA e questa è la più grande amarezza. Io credo che ogni volta che si taglia anche un solo euro per l'istruzione sia una sconfitta per la nostra comunità, quindi da ieri diciamo provo grande amarezza per questo risultato. Lei pensa ci possono essere dei prossimi passi della regione, come si può continuare a contrastare magari in altri ambiti questa situazione? Ma sicuramente c'è da fare un dimensionamento, ci stavamo ovviamente lavorando da tempo con i dirigenti scolastici, con le comunità scolastiche perché le decisioni siano condivise. Ho ascoltato in questi mesi ovviamente i sindaci ed è chiaro che non possiamo chiedere un grande sacrificio alle zone interne, penso provincia di Avellino, Benevento, ma anche la provincia di Salerno che è molto estesa, quindi cercando in qualche maniera di ridurre i danni con accorpamenti che siano condivisi il più possibile. Devo dire che da ieri il mondo della scuola mi ha inviato davvero centinaia di messaggi perché hanno compreso che la Campania ha lottato e sta continuando a lottare, arriveremo fino in fondo, ma certo c'è dispiacere per il fatto che noi stiamo difendendo quello che è un diritto che la Costituzione dovrebbe sostenere.